questa l'azienda quando ha aperto? Sono 5 generazioni. Noi siamo da Mantova. A Mantova bonificavano tutto per fare soia, gran tubo e quant'altro. Mio padre era venuto già qui e cullato a Pimeno e gli è piaciuto, c'era la materia prima, ha preso il baracca burattina nel 57 e dovrebbe installare nella cucina. Quindi qui dal 57 siamo qui noi. E avete iniziato con materiale del lago Trasimeno? Certo, c'era tutta la, a quei tempi l'importazione non c'era, dopo negli anni 65-70 cominciarono ad andare in Jugoslavia, l'ex Jugoslavia, ad importare, c'era la raccolta. E addirittura mi ricordo che andarono anche, prima Ceausescu, mio padre andò anche sul Mar Nero, e c'erano i prigionieri politici che li avevano messi a tagliare la canna. Quindi è un problema di manodopera. Ma qui chi lavorava? Avevate operai vostri oppure prendevate anche dei pescatori? No, i pescatori raccoglievano. E ripeto, sulla volta c'era il diritto di pesca e di raccolta della canna. La tagliavano, non la selezionavano, perché non c'era tradizione, non erano nemmeno capaci manualmente, ripeto, di selezionare, e dopo la vedevano gli altri. Noi abbiamo qui, fuori le persone che selezionavano e dentro le persone che lavoravano sulla macchina. La selezione la fanno a mano? Manualmente. Non c'è possibilità? Non c'è macchina, non c'è. Come hanno provato a fare macchine per caricare qui, non c'è stato capace nessuno. E quindi poi voi quando la canna arriva qui che lavorazioni fate? Stuoie. Con quella del lago abbiamo fatto solo principalmente stuoie, che era una canna grossa che non poteva fare altro. Invece con quella che stiamo raccogliendo all'estero, oltre le stuoie facciamo canna per i tetti, che è questa che dicevo prima, con questa dentro ci facciamo gli ombrelloni, e poi con la canna di due generazioni magari o tre, perché non sempre si può tagliare e di pulire tutta la palude che uno ha la concessione. Con la canna un po' più vecchia facciamo i pannelli, la canna pressata per fare i cappotti delle case. Poi un'altra cosa importante, la canna non cresce sull'acqua, ci vuole il bagnasciuga. Non è che se ci sono 2 metri d'acqua la canna non cresce. Noi abbiamo un lago in Austria che è mezzo austriaco e mezzo ungherese. Ci avevamo sempre il problema di tagliare la canna perché ci davano la canna bassa. Tagliandola più bassa, no. Che noi sappiamo che il lago più di 30 cm non crescerà mai, noi la tagliamo 35 cm, in modo che anche se viene alto respira sempre, se no dopo un anno o due l'acqua non lascia, si affoga la radice. Adesso quanti operai avete? Zero. Siete voi due? Noi due e un operaio a mezzo servizio, ma non c'è la canna e non lavoro. Però mi fa 4 ore al giorno perché non c'è. Vi dico subito che l'anno scorso, tanto per essere chiari, noi vendevamo 500.000 metri quadrati di stuoia all'anno, normalmente. Sono una cosa, avevamo 12-13 macchine che le vendevamo. L'anno scorso ho avuto più lettere di fallimenti dei clienti che non di richieste di stuoia. Vi dico in generale. Ci siamo salvati con i tetti, con gli ombrelloni, con i chioschetti, con questa roba che facciamo un po' in giro, che esula un pochino dal discorso delle stuoie. Tutti te. Venga, signore. Questa era Civile Abitazione, questi sono i casoni tipici della Laguna Veneta, questa è una spiaggia, questa è un campeggio, questa è il touring, quella è qui a mezzo. Ma voi li montate anche quindi? Le dobbiamo montare noi assolutamente, sia però per la garanzia che per la durata che per tutto. Non in legno però, la struttura ve la fanno? Quando c'è bisogno facciamo, fate anche la struttura. C'erano dei ragazzi ungheresi bravissimi, c'è l'altra che fa tutto. Questo è fatto con la motosega, tutti i travi portati su un'isola. Il primo giorno che siamo arrivati sono venuti dentro col generatore elettronico, col generatore elettrico, e questo è fatto tutti con la motosega. Quindi la canna è trattata in qualche modo, anche quella dei pannelli isolanti? No. Più la trattiamo e meno dura, ingegnere, più la trattiamo e meno dura la canna. Ok. Non ci vogliono credere la gente, però più la trattano e meno respira. La canna viene da respirare, deve subire gli sbalzi atmosferici, tutta cosa. Che tipo di lavorazione ha una canna da tetto? La canna da tetto deve essere, la base è la manualità di chi la seleziona, la manualità dell'esperienza. Ripeto, il fascio di canna da tetto deve essere conico, perché se andiamo a prendere un fascio di canna per lavorare le stuoie, che è quasi cilindrico, il tetto ci s'apre, invece perché vengono bene.
vengono tutti sopra, cioè parte dal fondo con i giri e vengono tutti fino in cima. Pertanto deve essere molto conico che sopra la punta ci deve andare la base di questo. Se fossero tutti due grossi, il tetto aprirebbe invece che andarsi a chiudere. La tramoglia dove scar la canna, c'è un rastrello che accosta, accostando la costa Iaghi. Iaghi è lo stesso principio della maglieria, c'ha una linguetta che fa un punto catenella. Deve essere, quando accosta deve essere l'ago alto, e dopo se va avanti, davanti c'è quella sbarra che lo tiene in tensione, per poter fare la stuoia e il tiraggio. E intreccia canna e filo? No, cuce la canna, cuce il filo sulla canna. Questa è canna di dove? Questa è canna per fare i tetti. Ah, sì, sì. Ecco, il tetto viene messo così, ecco. E la parte, e il segreto è mettere questa nella parte delle intemperie. No, come fanno al nord Italia, specialmente a Caule, che la mettono così, al contrario, e ogni 2-3 anni devono ricaricare perché, e loro sono convinti che è migliore, però il nostro dura 10-12 anni senza farci niente, 15. Loro ogni 2-3 anni devono ricaricare la canna perché così la canna non c'è niente da fare, l'acqua va dentro. Invece mettendola così, facendo gli strati e lasciando fuori questa, la parte più dura, la canna scola e se ne bagna. E poi è la posizione naturale della canna, nasce così la posizione naturale della canna.